Mi rispondi, rispondi, rispondi alla scusa. Vai, faccia la scusa. Rispondi alla scusa, via. Mi fa l'uomo, rispondi. No, è un peccato questa donna. Dice, tu hai, la conosci da tocca. Poi c'è stato una cosa toccata, è lui, no questi qua. Neanche mica è cato. Ci passei. Lasciamo sta qui. Tu rispondi, qua vicino. Sei stato con Maria tanti anni fa. Sei stato al mondo. È giovane. No, non è bello. Cancelliamo il documento che la giovane a Maria non l'ha portata in albergo di Monti mezzogiorno. Togliamo questi appunti di questo cittadino che conosce a Maria. Maria non risponde alla risposta che non è stato toccato. Ma come la causa? Va avanti! Saranno delle denunce allora! Attraverso la signora Maria può anche denunciare questo annuncio di questo incontro. Che lui. Sì, risponda, manda il pure che mi serve. Tu hai mai toccato a questa donna? No, siamo solo amici. Ah, va bene. E chiede alla modella. Maria, tu rispondi alla causa. Non è stato fatto questo momento. Amici, ci troviamo? No, va bene. Sul forum. Va bene, abbiamo fatto, sì. Allora, signor giudice, la causa è fatta. Sì. Perfetto. I tocchi non sono stati fatti. Ma la sentenza quali è? La sentenza comunque è innocentemente di incontri di passeggio. Ah. La causa è terminata. Ma chi ha vinto la causa? La flagranza di reato. Non ci saranno. Ma la causa chi l'ha vinta poi? Non è ci capito. E documenti. Attraverso, come ti chiami tu? Michele. Michele. Ti sento, vai. Ma nel mio cuore. Ma come amico, ma non sì, il contatto di amiche l'hai mai toccato a questa donna? Oh. Allora, di dire le parole, non l'hai portata al mondo dall'albergo. Ma vabbè, è la voce. E la voce chi l'ha data? Michele, lui, tu. Allora, rimaniamo a questo documento, la causa è fatta. Ma chi ha vinto la causa? La causa sono due incontri che non si hanno toccati. E la risposta dell'uomo risponde qua vicino, l'ha portata in albergo al mondo. Mezza giornata ha pagato 30 euro di biglietto. 30 euro di biglietto. Stare mezza giornata. Le cause risponde innocentemente, comunque viene assolta questo documento. Vabbè. Tu ti amo, tu hai cazzo.